Cicitta. Cicitta. Chi è? Sono io, sono Peppino. Insomma, a questa l'ho di venire, che siamo dormiti. Avevamo un appuntamento, sono Peppino, Cicitta. Andatevene via, che siamo dormiti, ho letto che... Va, va? Ma questa è casa delusa, ma non è Cicitta. Scusi, non è Cicitta? Non avete un minimo di riguardo che l'ora è passata. Ma ho disturbato qualcuno, mi dispiace, è tardi. Mi dispiace, ma io non sapevo. Vada via che se no vedrà, ma, Scusi, se non è Cicitta chi è? Io mi faccia presentare almeno. Sono Cicciotta, vada via da lì. Ma almeno potrà dire, io mi presento, io sono Peppe Dulai. Guardi, vada via perché non me ne frega niente, lei può essere chi è, che è, che sia, che sia. Sono Peppe Dulai di Bademanni. Piacere che a cagna destra, che a sinistra non posso. Vabbè, ma almeno apra perché potrà dire la tal dei tali. Taglia e vado via. Sono Peppe Dulai di Bademanna, sono dottore. E io sono... che cos'è? Sono dottore. Non ho capito, cos'è? Dottore! Dottore, mi scusi, dottore, che gaffa. Mi scusi. Va bene, signore. Mi scusi, non... cioè io al buio mi sembravo un infermiere. Mi scusi, veramente. Signora, mi dispiace averla disturbata, davvero. Cioè, io non immaginavo che un dottore venisse a queste ore in giro. Io il fatto è che questa è casa delusso. Io sapevo di dover incontrare Cicitta per una serenata, capito? Ah, per quello. Sì, io sono uno spasimante di Cicitta. Le ha mai parlato di me? No, se me lo dici un'altra volta, è la seconda volta che lo sento. Senta, ma Cicitta non c'è? No, non c'è, è andato a fare il sorciccio. Ah, mi dispiace. È andata qui vicino che ieri è successa una disgrazia. C'era il babbo che stava picchiando il figlio. Sì? A un certo punto tira questo schiaffo, il figlio si è abbassato, ha preso il maiale, è morto il maiale. No, mamma mia. Un maiale, gli mancava la parola solo, poverino. Un quintale e mezzo di maiale, morto. Mi dispiace davvero, signora. Sono cose che succedono, purtroppo. Ma tarderà? Dipende dalle lunghezze delle salsicce. Più lunga è, più ritardo. E che facciamo? Io dovevo cantare una serenata. Lei ha mai ricevuto serenate? Sì, sa cosa. Ero giovane, venivano sempre sotto la freccia, ce n'era uno che guardi, aveva questa voce che era veramente, faceva schifo. Cantava come la bocca aperta, mio babbo gli tirava il vaso da notte in faccia. Oh, mamma mia. E allora i vasi, allora se ne faceva molta di cacca adesso. Ascolti, vi siete sposati poi? No, era tutto pieno di mosche. Che Dio ce ne scampi. Dio ce ne scampi a vongole. Cosa vuole che ne seppia? Vabbè, andiamo avanti. Questo l'ha voluto dire te. Allora, volevo dire, lei con questa cosa adesso stanotte io l'ho disturbata. Sì, eravamo con mio marito lì, che eravamo quasi. Ah, perché c'è suo marito? Il marito lì. Speriamo che non si arrabbi con me. No, non l'ha visto neanche. Non... Ma vi ho proprio disturbato? Beh, sa com'è, eravamo proprio nel... Ah, proprio... Sa quell'incipit. Eravamo lì. Bellina. Grazie. Senta, volevo dire... sono cose che succedono. Purtroppo eravamo pronti. Dico, nonostante l'età, voi ancora... Beh, nonostante l'età, ci è arrivato l'attrezzo, lo usiamo. Che attrezzo? Che cos'è? Il test med, che cos'è? No, è quello per non avere figli. Ah, un anticoncezionale. Sì, un pezzo di camera d'aria. Un pezzo di camera d'aria. Legato a nodo da una parte. E i primi periodi disturbava molto il capelletto. Posso capire. Sì. E quindi va tutto bene, ma ce l'avete voi, come vi è arrivato? L'avete ordinato? No, lo usiamo in paese, 15 giorni ciascuno. 15 giorni ciascuno, signora? Sì, sì. Ma non è igienico? E chi l'ha detto? Lo mettiamo a bollire? Mettiamo a bollire? Ma poi non è sicuro? E chi l'ha detto che non è sicuro? Qualcuno ogni tanto fa i dispetti, a uno gli hanno mollato il nodo, gli è nato un figlio e l'hanno chiamato copertone. Mamma. Sì, sì. Vabbè, signora, io che dire, io tengo per Cicitta, che faccio?
Cioè non c'è, non posso cantare la serenata. Ma non sapeva neanche che è mia figliastra, Cicci. Come figliastra? È mia figliastra. Ah, non è figlia di sangue? No, figlia di sangue ce n'è un'altra più bella di Cicci. Perché non si sposa con l'altra? Io non la conosco. Se la vede che bella che è, c'ha quasi tutti i capelli. Allora. Lì sì che... Ma non la conosco. E poi non è toccata. È intonsa. È tonta, però già se la sa scampare. No. Dico, è libata. Sì, non so cosa vuole dire, però è quello. Ecco, quindi è molto giovane. Sì, c'ha 46 anni. Vabbè. È molto carina. Ma io non so, ma c'è qualcosa che mi dice di continuare a tenere per Cicci? Poi vi separate. E poi se uno non si sposa, non si può neanche separare, però. Io questa figlia non la conosco proprio. Come si chiama? Peppa. Peppa. Peppa, lei, Peppe, io. E lei ha fatto i peppettini, eh? Che bello. Sì, ma non riesco, guardi. Ma non la descriva meglio. Gli occhi? Ce li ha. No, dico il taglio. Il taglio a mandorla. Ah, il colore? Il colore c'è la nocciola. E la carnagione? Pistacchio. Sembra un torron, si vede che bella che è. Quando sorride adesso si vede che c'ha questo sorriso perché gli hanno messo i denti nuovi. Ah, bene. Gli hanno messo 16 sopra e 27 sotto. Ah, quando sorride sembra una ratta. Meglio esabondare. Che in caseificio. E cosa volevo dire? Perché non prova con lei? Come prova con lei? Ma lavora? Sì, ha studiato. Cosa ha studiato? A San Mugare, ha studiato tappeto. Tappeto ha studiato. Te lo infilo e te lo metto. Ma attività artigianale non fa nulla. Beh, sì, lei praticamente... Non lo so, a casa cosa fa? Cucina? Cucina, ha imparato a fare le polpette, la carne la macina lei stessa con tutti quei denti, mastica e sputa nel pane grattugiato, mamma. Polpette da mezzo chilo, croccanti, senza uovo. Come fa? Perché c'è la saliva che scendeva. E che non è neanche cacca. No. Ma buono, veramente, anche via internet se le vuole può comprare. C'è un sito? Sì, c'è un sito, www.mangia.it. Ma io, qualcosa a me mi dice di continuare a tenere per Cicita, non so perché. Poi si pentirà. No, non credo. Non che credo. Lei è un bel ragazzo. Grazie signora, grazie, lei è molto gentile, ma lei è molto carina, lo sa. E manca lei però. Vabbè, grazie. Vabbè, ma signora, via, dai. Via. Dai, non mi mette in imbarazzo così. Si sbarazza. Signora, d'altro, lei potrebbe essere mia mamma. E chi lo sa, però. Come chi lo sa? Aiuia. No, senti.